Allora, partiamo subito da questo titolo del Messaggero. Sir beffa all'ultimo respiro. Perugia cede 3-2 a Modena dopo aver avuto la palla match al tie break. Una rimonta spettacolare, non basta ai Black Devils. Nei primi due set la squadra di Gibrich quasi non pervenuta, poi il recupero da grande squadra. Primo KO in campionato. E allora su questo primo KO del campionato le interviste proprio all'allenatore e non solo con gli highlights della partita. Vediamo. È delusione, è chiaro. Non era stata a tratti sì, con delle grandi giocate, con belle azioni da tutte e due parti, delle buone difese, dei tacchi difficili. Però in generale quando due squadre finiscono al 40% di attacco vuol dire che il muro difesa stava funzionando molto bene. Finire due set a 12 e a 15 così sicuramente non era carino da vedere da fuori, perché non c'era stato un grande, erano due set completamente squilibrati. Io credo che hai detto bene, abbiamo avuto le nostre chance, siamo ripresi bene dopo 2-0, ci siamo ripresi giocando, rientrando in partita, non ci hanno regalato niente. Peccato per il tie break, perché il ribaltimento tra virgolette del risultato potrebbe aver mascherato un pochettino delle cose che non abbiamo fatto bene. È brutto perché abbiamo perso, ma ci sono cose positive e negative. Secondo me ci doveva capitare questo, no? Che ci mettono in difficoltà, quindi facciamo un punto di partenza qua e guardiamo le cose che dobbiamo migliorare. E parliamo di calcio. Il Messaggero oggi fa un'analisi del pubblico sugli spalti del Curi. Grifo 2021, fuga dal Curi. In due anni dimezzata la media di 7.000 spettatori. Mini abbonamenti con la Nord a posto. Va detto che però il crollo degli spettatori nel calcio italiano professionistico, dice il pezzo, è generale e diffuso, nell'ordine del 30-40%, con punte anche tra 50 e 60. Il Grifo Perugia insomma conta questi numeri, con la media di un dimezzamento della media degli spettatori di 7.000. Il Foligno bis saluta la Coppa, lo Scandicci passa 2-0, domenica rivincita da 3 punti. E poi siamo ai commenti proprio su questo. Marmorini, un altro passo avanti del nostro percorso. La Ternana finisce nella bolla, riscontrata la positività al virus di Palumbo e Defendi. Tutti gli altri negativi, ma sono monitorati con i tamponi. Per ora la partita in trasferta di domani sera a Lecce non è a rischio. Le fere partiranno regolarmente per la Puglia. Intanto Bandecchi blinda Leone e Lucarelli. E poi, in eccellenza, una coppa al veleno per la Narnese. I rossoblù perdono la semifinale 0-1 all'Ama, tra mille recriminazioni, la rete solo nel recupero. Andiamo al Corriere dell'Umbria. E allora, da Grifo, occhio a Tavernelli. Da piccolo tifava Perugia al Curi, ora segna per il Cittadella, prossimo avversario. Per il notiziario, Carretta prosegue nel lavoro di recupero, la difesa è fatta. La Ternana è nel futuro, Lucarelli fino al 2025. L'allenatore ha firmato il rinnovo. Defendi e Palumbo positivi al Covid. Mercoledì carico di novità in rossoverde. Lecce coda, alza bandiera bianca. Curiosità, match speciale a Via del Mare, le fere schierano un poker di ex tra giocatori e staff tecnico. E poi andiamo al calcio dei dilettanti, una spallata violenta al direttore di gara, Costa 17 mesi di stop, squalifica fino al 30 giugno 2023 per un calciatore in prima, spinta all'arbitro, in seconda un altro calciatore fermato fino al 31 dicembre. E poi andiamo a parlare di calcio under 17, il fischietto fa giocare 5 minuti in meno, dunque la gara si deve ripetere.
Pallanuoto, la Rarinantes Under 20, ok nel derby, l'Under 16 vince e rimonta con il Tolentino. Torneo internazionale di Subbuteo, Santanicchia trionfa tra i veteran. Poi a Gubbio, Serie C, torniamo al calcio, si scalda Formiconi, Gubbio sono pronto, il 31enne può esordire dall'inizio contro l'Ancona Matelica. In Coppa Italia femminile, Orvieto FC e Nestor volano in semifinale. Dal Corriere chiudiamo con queste due pagine. Foligno fuori dalla Coppa, Biancazzurri eliminati dallo Scandicci che stacca il biglietto per gli ottavi finale. Di finale finisce 0-2 e poi Coppa Italia di eccellenza, Angelana e sono 4. Tra Angelana e Subasio finisce 3-1, quarta finale conquistata nelle ultime 8 stagioni, eliminato l'Assisi Subasio. Ancora Coppa Italia eccellenza, Lama Narnese 1-0, Ventinella Viole 2-0. C'è spazio per dare uno sguardo veloce alle pagine dello sport della nazione. Perugia, gli spalti del Curi sempre più vuoti e l'abbiamo letto. Foligno, addio alla Coppa, lo Scandicci viola il blasone. E poi Gubbio contro l'Ancona Matelica, gara aperta, parla Formiconi, faremo di tutto per tornare a vincere. E poi la Sir perde con il Modena nel big match di Superlega. L'ultimo titolo è per la Ternana, Lucarelli e la Ternana insieme per altri 4 anni. Si chiude qui la nostra rassegna stampa, vi ricordo 11:30 replica di Link che replicherà ancora alle ore 17 una puntata dedicata alle donne. L'appuntamento con ITG a partire dalle 19:30, buona giornata.